Arduino nasce a Pombia nel 1955, nel 1989 eredita dallo zio Corrado Conone la prestigiosa marca Livrea. La sua ambizione era quella di espandere il proprio dominio, venendo quindi a scontrarsi con i vescovi Conti, che godevano di grandi privilegi da parte degli imperatori tedeschi, che a quell'epoca governavano buona parte dell'Europa. Questi scontri portano Arduino a mettere a ferro e fuoco nel 1997 la città di Vercelli perché in lite con il vescovo Pietro, che rimarrà ucciso durante gli scontri. L'Italia del secolo di Arduino era stata coinvolta nelle lotte fratricide tra gli ultimi eredi della stirpe carolingia, cui si erano associati vari protagonisti italiani con l'ambizione anch'essi di conquistare la corona. L'imperatore tedesco Ottone III, negli anni a cavallo tra il 1998 e l'anno 1002, fu impegnato in prima persona in diverse campagne militari tra la Lombardia ed il Lazio, dove morì di vaiolo il 23 gennaio dell'anno 1002. L'Italia fu tutta in subbuglio, soprattutto in Lombardia scoppiarono gravi tumulti. Arduino, approfittando della temporanea confusione, entrò in Pavia con un nutrito gruppo di vassalli, e il 14 febbraio 1002 viene solennemente incoronato re d'Italia nella Basilica di San Michele. Il sogno di indipendenza era diventato realtà. Thank you.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Noi, Arcivescovo di Pavia, a nome del Tribuno Romano Crescenzio, delle nobili famiglie degli Obertenghi e degli Aleramici, dei Conti di Vicenza, di Berengario, Duca e Marchese del Friuli, dei Manfredi, Conti di Torino, delle Signorie di Caresana e dei Secundi Milites delle Terre Canapiciane, Silveschi, Droenghi, Cortina, Manera, Descalzi e De Canavise, ho il privilegio di porre a voi Arduino, Conte di Pombia, Marchese di Ivrea, figlio di Dadone e Richilda Grabrione, la corona ferrea, come già i padri dei nostri padri, nel Sacro Romano Impero, forgiata con il ferro di uno dei chiodi che servirono nella crocifissione di Gesù, nostro Signore Santissimo, e simbolo di virtù e di unione. Benedicat tibi, nobile e serenissime princeps, virtutum dominus e omnipotens Deo, per Christum dominum nostrum. Noi, Arcivescovo di Pavia, ho il privilegio di porre a voi Berta di Borgogna, moglie del re nostro Arduino, Regina Francorum, figlia di Corrado III di Borgogna e di Matilde di Francia, l'onore di questa corona, che possiate governare accanto al vostro sovrano e consorte con giustizia e lealtà. Benedicat tibi, nobile Berta, virtutum Deo, per Christum serenissime Dominus, omnipotens Dominum nostrum. Viva la Regina nostra Arduino e la sua gentil consorte Regina Berta, al secolo, Stefano Brunero e Maria Giacoma Cocozza. Che abbia inizio il 33° torneo di maggio.